Ciao da Michelangelo Moggia. Oggi facciamo un bel tuffo nell'arte fiamminga con uno dei maestri indiscussi del 400, Jan van Eyck, che per lungo tempo fu considerato l'inventore della pittura ad olio. In realtà non è proprio così, ma sicuramente fu uno tra i primi a riscoprire e migliorare questa tecnica. Il ritratto dei coniugi Arnolfini è forse la sua opera più famosa. Cosa rappresenta? Un matrimonio, ma vediamola nel dettaglio. I protagonisti sono Giovanni Arnolfini, un mercante di Lucca che viveva a Bruges, e la sua sposa Giovanna Cenami. Gli abiti che indossano testimoniano che siamo di fronte a due persone sicuramente ricche e benestanti. I due hanno un atteggiamento solenne perché si stanno sposando. Lui prende la mano della donna e alza la sua destra come se stesse per pronunciare un giuramento. La moglie con l'altra mano si tiene la pancia, che appare leggermente gonfia, e questo è stato interpretato come un riferimento alla maternità, come un augurio. Per immortalare l'evento, i due sposi hanno chiamato uno degli artisti più bravi della zona, Jan van Eyck, appunto. In questo caso però ha anche un'altra funzione, quella di testimone. Un tempo, per sposarsi, si usava a giurare di fronte a due testimoni, e poi successivamente ci si recava in chiesa dal prete per ufficializzare l'unione. Ecco, il pittore in questo caso è uno dei due testimoni. Guarda lo specchio appeso alla parete sul fondo. Oltre ai due sposi, ovviamente di spalle, si vedono altre due persone davanti a loro. Una di queste è proprio l'artista. Ma c'è un altro dettaglio interessante. Nel muro sopra lo specchio si vede la firma del pittore, Johannes de Eyck fuit hic, che tradotto dal latino significa Jan van Eyck è stato qui. Nota che non ha messo questo l'ha dipinto Jan van Eyck, ma Jan van Eyck è stato qui, proprio per confermare che lui è uno dei testimoni dell'evento. Il dipinto inoltre è ricchissimo di dettagli, secondo la tradizione tipica della pittura fiamminga, e molti di questi hanno un significato simbolico. Per esempio il cagnolino ai piedi della coppia, che alleggerisce un po' il tono solenne del dipinto e rappresenta la fedeltà che lega i due coniugi. Questo proprio perché il cane è l'animale fedele per eccellenza. Anche il lampadario con una sola candela accesa ha un significato simbolico. La fiammella rappresenta l'amore tra i due sposi. Inoltre all'epoca nelle case fiamminghe c'era l'abitudine di accendere una candela il giorno delle nozze. Le arance sullo sfondo, invece vicino alla finestra, ci ricordano la terra d'origine di Giovanni Arnolfini, cioè l'Italia, ma anche la sua ricchezza, perché all'epoca solo chi possedeva molto denaro poteva permettersi prodotti che arrivavano così da lontano. E la stessa cosa si può dire del prezioso tappeto orientale sul pavimento di legno che si intravede dietro il vestito di Giovanna. I due protagonisti, inoltre, sono scalzi, come testimoniano gli zoccoli in bella vista. Questo perché nei luoghi sacri ci si toglieva le scarpe e la casa è il luogo sacro dove poi vivranno i due sposi. Infine, due parole sullo stile. Si tratta di un dipinto ad olio, una tecnica che esalta la lucentezza della pittura e dà la possibilità di curare moltissimo il dettaglio, grazie alle velature. Ovvero, le velature sono strati di colore trasparenti che permettono di rifinire i vari oggetti sino a una precisione veramente lenticolare. Si tratta di un quadro realizzato con un lavoro lento e meticoloso, come puoi verificare osservando i vari particolari, e l'effetto finale è una visione estremamente definita, nitida, al punto da risultare quasi artificiosa.